Lo streaming è partito, quindi siamo pronti. Innanzitutto vi saluto e vi ringrazio e saluto anche quelli che sono connessi in streaming, sottolineando che possono fare commenti nella chat del, diciamo, a fianco al video, in modo tale che se succede, se lanciano qualche spunto, noi lo vediamo e possiamo eventualmente rispondere alla domanda, se è una domanda, o dare spazio al commento simpatico, se è un commento simpatico. I commenti antipatici invece verranno puntualmente cancellati e bloccati. Anche voi siete invitati a intervenire liberamente, spero che abbiate voglia di fare qualche battuta, qualche commento sul libro, perché vedo che più o meno le persone che ci sono qua l'hanno già visto passare, l'avranno già un po' letto. Invece chi non l'ha ancora letto e vuole, come dire, semplicemente colmare qualche sua curiosità sul libro, può farlo chiedendo direttamente, e poi casualmente abbiamo qua delle copie che Nicola Cavalli vi fornirà dietro l'autopagamento. Va bene, grazie a tutti, grazie soprattutto a Silvia che ha accettato, nonostante un pochissimo preavviso e nonostante il bimbo di poco più di 3 mesi che adesso è in mano al papà, di fare questa, diciamo, questo controcanto a questa presentazione, che volevamo intitolare Cronaca della Raspadura, ma non so se quelli poi fuori Lodi avrebbero colto il senso, e temevo che poi invece i lodigiani si sarebbero aspettati chili di raspadura e non l'avevamo a disposizione. Quindi è diventato Cronache della foresta di pianura. Ah, buongiorno, prego, prenda pure una catrega anche lei. Grazie. Posso mettermi? Ecco, già arrivano persone connesse. Hai già fatto danni, sei appena arrivato, hai già fatto danni. E niente che dire, allora io vi presento l'autore, conosciuto come giurista, avvocato specializzato in diritto della proprietà intellettuale, e che all'improvviso ha deciso di scrivere un libro un po' diverso dai suoi soliti. I suoi amici più di vecchia data, tutti sconvolti. Devo ammettere che invece io, conoscendolo prima come amico, come persona, in realtà non ero così sconvolta. È come se fosse una sua normale evoluzione rispetto al periodo e al percorso che stava facendo. Intanto, beh, questo è il libro. La dimensione è, diciamo, come dite, non scoraggia, perché si legge in davvero in 2 o 3 pomeriggi, posso garantire. Io sono già alla quarta rilettura, perché ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima e poter fare i miei commenti di qualsiasi tipo prima che chiunque lo leggesse. E quello che io vorrei chiedere a Simone è come è nata l'idea di paragonare le relazioni a un castello, a una radura, a una situazione di questo tipo. Ma allora, la metafora che regge tutto il libro, che poi dà il titolo al libro, appunto Cronaca della Radura, in realtà l'ho letta io ho letto un po' di saggi, un po' di articoli di psicologia, non usavano proprio queste due parole, però c'era comunque l'area di comfort, che sarebbe nel nostro caso il castello, e diciamo è tutto il resto. Quindi io ho dato un nome, ho dato due nomi un po' più romantici, un po' più fantasy, per creare anche un po' di curiosità, e poi Cronaca della Radura suonava anche bene a livello proprio eufonico come titolo, e quindi poi l'idea si è sviluppata partendo dal titolo e da questa metafora. Quindi appunto già vi ho introdotto un po' il concetto. Il castello è l'area di comfort che sviluppiamo crescendo e in cui ci troviamo a nostro pieno agio, perché è quella zona ideale in cui ci muoviamo a nostra, diciamo, con massima confidenza, perché è stata molto esplorata, è per noi molto conosciuta, addirittura l'abbiamo costruita noi, ecco il castello, cioè è un edificio che ci siamo costruiti attorno, quindi è ovvio che siamo a nostro agio all'interno di questo castello. La teoria che sta dietro tutto il libro è che le relazioni autentiche, come io le chiamo, le relazioni vere, appaganti e autentiche, invece sono quelle che si costruiscono fuori dal castello, nella radura, cioè in tutta quella, diciamo, parte di natura, di foresta, di prati che circondano il castello e che ovviamente ci danno meno confidenza e meno
e meno sicurezza, perché non è il nostro ambiente conosciuto, normalmente frequentato, e non è protetto, non ha le mura del castello, e quindi dover andare a cercare delle relazioni nella radura implica il assumersi dei rischi, il mettersi in gioco, cioè uscire dal proprio castello, mettersi io scrivo nel libro la mantella da viandante, e quindi svestire i propri panni di castellano, di padrone del castello, di nobile, e mettersi al pari di tutti gli altri e camminare all'interno della radura assumendosi i rischi, perché nella radura non sai bene chi incontri, non sai bene quali cammini puoi incrociare, quali sentieri puoi prendere. Però è lì che le vere relazioni si possono sviluppare. Non è accogliendo qualcuno nel proprio castello e cercando di adattarlo agli usi e costumi del proprio castello che si può sviluppare una relazione autentica, secondo la teoria che ho cercato di spiegare nel libro e nella mia metà. Poi magari la spieghiamo meglio dopo, se qualcuno vuole fare qualche domanda. Poi insomma non è sempre molto così semplice uscire dal proprio castello, e a volte si pensa di conoscerla questa radura, ma in realtà non è così. Sì, c'è proprio un paragrafo del libro in cui dico che ci sono radure illusorie, cioè spesso si crede di essere entrati nella radura, di essere, scusate, usciti nella radura, ma in realtà sono solamente le campagne, i cortili al di fuori del castello, che quindi sono già stati comunque perlustrati dalle guardie del castello, sono comunque sicuri, e noi li conosciamo perché magari fin da bambini andavamo a giocare al di fuori del castello. Non è la vera radura, perché la vera radura è quella in cui prendi una strada e ti avventuri e non sai di preciso dove stai arrivando. Quello è il cammino verso una relazione autentica che io cerco di descrivere nel libro. E di situazioni in cui appunto io stesso mi ci sono trovato, se no non mi sarei trovato a scrivere questo libro, sia di situazioni in cui ho cercato di portare nel mio castello persone che in realtà poi non erano portate a fare una vita da castello, e tantomeno nel mio castello, creato sulla mia immagine e sui miei gusti, sui miei interessi, e tantomeno appunto, e inoltre mi è anche capitato di uscire dal castello con l'illusione di aver fatto chissà quale passo quale passo in avanti, ma in realtà avevo fatto solamente qualche passo attorno ai cortili del castello e non mi ero allontanato molto, e quindi c'era questa sensazione ancora di essere al sicuro, di essere nella propria area di comfort. E invece appunto la radura vera è quella che cercherò poi di spiegare. Poi tu a un certo punto inizi a descrivere, insomma, le difficoltà delle relazioni. In particolare c'è un capitolo che mi ha colpito molto, che è quello in cui parli dell'ignoranza relazionale. Quello, sì, ok. No, allora, le difficoltà, ovvio, perché quando tu svesti i tuoi panni di castellano e non sei più quello che comanda all'interno del castello, ma sei un semplice viandante che se la deve anche cavare da solo, e quando vai nella radura, insomma, c'è freddo, c'è pioggia, c'è buio, non sai dove dormire, non hai da mangiare, devi cacciare e procurarti da mangiare, incontri persone che magari ti aggrediscono, quantomeno ti sembrano sospette, ma magari sono semplicemente persone che a loro volta sono in difficoltà come te, perché sono uscite a loro volta dal loro castello e quindi, insomma, disorientate, ti sembrano particolarmente pericolose e aggressive, magari non lo sono, semplicemente stanno cercando anch'esse aiuto. L'ignoranza relazionale è... adesso Lorenzo mi ha portato un libro, insomma, interessante, di autori molto più importanti di me. Insomma, la gestione delle relazioni richiede una competenza, richiede una preparazione, cioè si deve imparare anche quello. E ci sono persone che per qualche loro, diciamo, per il loro percorso di vita sono riuscite a sviluppare questa competenza, a imparare a gestire le relazioni in modo corretto, in modo consapevole, fin magari dalla tenera età, fin dall'adolescenza, persone che invece si trovano a 40-50 anni ancora portati a gestire le relazioni secondo un'ottica da castello e a fare un po' i bambini e le bambine viziate appunto anche in tarda età, perché non hanno avuto modo di formarsi dal punto di vista della gestione delle relazioni. E io ammetto di essere stato anch'io uno di quelli, nel senso che non sono nato imparato, ho dovuto
studiare, fra virgolette. Studiare non è solamente leggere i libri che mi sono letto, che ho citato in bibliografia nel mio libro, e frequentare le persone che mi hanno dato stimoli, oppure andare ai convegni, alle presentazioni di libri tipo questo per acquisire competenze, ma proprio anche scontrarmi con la vita di tutti i giorni, con i problemi delle relazioni. Quindi pian piano, quando impari a affrontare la complessità delle relazioni, poi ti fai un bagaglio di competenze, di conoscenze che puoi sfruttare nelle relazioni successive. Ovviamente sì, ammetto che anche io ci ho messo un bel po' di tempo. Questo libro non a caso è arrivato ai miei 38-39 anni, però mi sono reso conto a 38-39 anni che c'è ancora pieno il mondo di persone che, pur appunto avendo un'età da cui ti aspetteresti una certa maturità e consapevolezza e saggezza nel gestire le relazioni, invece sono totalmente ignoranti, non si rendono conto dei danni che fanno a se stessi e alle persone con cui intrattengono relazioni, che è tipico delle personalità un po' narcisistiche, per cui cioè, non si rendono conto appunto che il loro modo distorto di vedere le relazioni, di gestire le relazioni, impatta probabilmente molto di più sulle persone che stanno loro attorno, a volte anche i figli, no? Figli di persone, cito una parte finale del libro, un autore, una psicologa americana, insomma, parla dei figli di genitori immaturi, no? Di genitori che non si sono evoluti e che potranno essere solo, quasi statisticamente, quasi sicuramente a loro volta, dei genitori immaturi e delle persone che creeranno dei problemi ai loro cari, ai loro familiari. No? E anche lì, appunto, perché non si è voluto fare quel passo verso la conoscenza delle dinamiche relazionali. Mentre per quanto riguarda i tempi delle relazioni, non soltanto il momento in cui si vivono le relazioni, ma anche il momento in cui siamo adesso, perché comunque le relazioni, come le scrivi, sono molto cambiate rispetto al passato. Cioè, cosa vuol dire adesso ritrovarsi nella radura, adesso ritrovarsi a dover affrontare un inizio di una nuova relazione? E adesso intendi come età, nel senso che è ovvio che, lo dicevo prima con Nicola, no? Il fatto dei bimbi, sono figli di persone mie coetanee, quindi insomma tra i 33 le mamme e i 38-39 i papà. E mia mamma mi ha avuto 24 anni, quindi 10 anni di differenza rispetto, no, a quando tu hai avuto... Prego, prendete una catreca. E quindi già, vedete, in una generazione sono cambiate tanto le cose dal punto di vista del arrivare a sentirsi pronti per fare un passo di questo tipo, cioè avere un figlio, avere una relazione stabile, poi che porta anche a fare un figlio. Sono cambiati i tempi dal punto di vista della tecnologia, no? C'è un paragrafo in cui parlo dei social media. Sabato scorso ci siamo trovati a Book City con gli altri autori di un altro libro che ha pubblicato sempre le edizioni su proprio le relazioni nate online, un libro interessante, Digital Love. E anche lì è un fenomeno degli ultimi 10-15 anni. Io mi ricordo ancora, insomma, non ho ancora i capelli così bianchi, un po' sì, però non così tutti bianchi, però mi ricordo ancora, e penso a tutti quelli qua dentro, dalle facce, quando dovevi telefonare a una che ti piaceva, rispondeva il papà, no? Cioè, e dovevi superare, e lì era già uscire nella radura. Cioè, quella era una delle prime prove di uscita nella radura, perché dovevi farti coraggio e dire al papà di questa qua chi sei, nome, cognome, lei perché chiama mia figlia. No, se ti danno del lei era proprio sintomo già di disgrazia, perché voleva dire quella, mantenere il massimo della distanza. Esatto. Adesso no, adesso il ragazzino da 11 anni, 12 anni, ci rimane lo smartphone e possono mettersi direttamente in comunicazione con il morosino, la morosina di turno, salvo anche fare poi cose ben peggiori con gli strumenti della tecnologia, perché anche lì manca consapevolezza nell'impatto che hai quando diffondi magari una foto, un video o lo screenshot di una chat attraverso i social media. Però vabbè, lì andiamo su un altro discorso e forse usciamo dal seminato. Però sì, i tempi cambiano,
stiamo diventando più vecchi, cioè facciamo le relazioni, creiamo relazioni stabili in un'età più avanzata, però paradossalmente, visto quello che abbiamo detto prima, non è che c'è tutta sta maturità poi nell'affrontarlo, il che è un po' paradossale, no? È un po' come un rimandare il momento. Sì, allora, un po', e lo scrivo nel libro, è anche necessitato dalla situazione economico-sociale. No, nel senso che, purtroppo, cioè, io libro professionista, un libro professionista che bravo sia e svelto sia nel fare le varie tappe, però prima di 33-34 anni non ha una situazione economica stabile che gli permetta di fare una famiglia, no? Cioè, punto. Perché è così. E anni fa, mio padre, a sua volta libero professionista, non penso che abbia aspettato fino a 35 anni per vedere quattro soldi. Quindi questo assolutamente è uno dei primi motivi per cui si è spostato in avanti il momento della formazione, della relazione definitiva, quella che dovrebbe essere definitiva. Però un po' è anche la voglia della sindrome da Peter Pan, che si estende proprio perché, insomma, i tempi ci portano un po' alla superficialità, al narcisismo. L'altro giorno leggevo un articolo su Instagram come social media dell'invidia, cioè lo scopo di Instagram è generare l'invidia in quelli che ti stanno guardando. E quindi vale tutto, pur di arrivare a questo obiettivo di generare invidia, vale anche mettere robe che sono palesemente false. Vacanze che non hai fatto, fidanzate, fidanzati che non hai, ma che si prestano a fare una foto con te. Cioè, sta sfuggendo davvero un po' di mano. È davvero così, eppure lo vediamo tutti i giorni. Non so quanto sia davvero uscire nella radura, lo dicevamo anche a Book City, cioè le relazioni nate online possono essere una nuova forma, quindi un nuovo stile. Io non sono un luddista, quindi sono sempre entusiasta delle nuove sfide offerte dalla tecnologia, però effettivamente sui social media hai quel controllo in più che nella vita reale non hai, cioè perché hai sempre il famoso tastino blocca, o non, puoi ignorare la persona oppure la puoi proprio bloccare, cioè puoi evitare che lei incroci il tuo cammino definitivamente con questo tastino blocca, che è una sensazione di controllo bestiale, no? Tu puoi giocare finché vuoi, quando il gioco comincia a non essere più quello che piace a te, blocco. Cosa che nella radura vera non puoi fare, perché nella radura quando sei in giro, di notte, col buio, non sai chi è che incontri davvero. E quindi devi affrontare il momento con un po' di improvvisazione. Quello che mi è piaciuto tanto del libro è che comunque, bene o male, penso chiunque, almeno in una parte o in un'altra, ci si può immedesimare. Nel senso che tutti abbiamo vissuto almeno una, se non di più, degli episodi che tu descrivi, oppure ci si è sentiti o ci si è rapportati con le tipologie di persone che tu descrivi. Io mi sono segnata una cosa da leggere, perché ammetto che è una situazione che ho vissuto anch'io e che mi ci sono in effetti ritrovata. Nella parte finale del libro, dove ci sono un po' tutti i vari episodi che Simone ha raccolto da amici e da esperienze. Allora. Sì, scusa, forse può essere utile dirlo. Allora, giusto per la struttura del libro. Il libro si pone più come un saggio di mie riflessioni per i primi tre capitoli. Il quarto capitolo invece racconta delle storie che vogliono confermare le riflessioni, che servono per confermare le riflessioni che ho fatto nei primi tre capitoli. Quindi quello appunto di cui sta parlando adesso Silvia, che andrà a leggere, è proprio verso la fine, perché una delle ultime pagine, è uno dei racconti che io ho raccolto un po' dalla mia esperienza, un po' da serate con amici, amiche che si sono sfogate, che mi hanno raccontato le loro storie e che mi hanno firmato, diciamo, una simbolica liberatoria a essere inseriti nel libro, cambiando ovviamente, ho cambiato i nomi, ho cambiato le situazioni, a volte ho invertito il maschile col femminile, quindi non sono riconoscibili, perché sennò mi avrebbero correlato tutti, però ecco. Il titolo di questo capitolo è La figlia adottiva trentenne. Nella parte iniziale si descrive l'inizio di questa relazione, quasi all'inizio, un primo contatto con i famosi suoceri,
in cui ah, sei come una figlia per me, e poi l'invito a casa del, dei suoceri. Allora, è qui che Loredana capisce il pericoloso rovescio della medaglia, della famosa frase «per mio padre sei come la figlia femmina che non ha mai avuto». Già dal primo giorno Loredana si sente trattata a sua volta come una figlia adolescente da educare e inquadrare. In quel contesto familiare disfunzionale, senza una minima attenzione a quelle che possono essere le sue esigenze, le sue sensazioni e più in generale la sua personalità ormai ben definita, in nessuna delle discussioni affrontate durante i pranzi e le cene si sente riconosciuta come adulta. Insomma, questa è una situazione che in effetti può capitare. È capitato anche a me, in una passata relazione, di ritrovarmi a casa dei suoceri, lontanissima da casa mia, in cui veniva trattato come un bambino mio compagno, ormai quasi 38enne, e io con lui mi sono sentita completamente inadeguata, e di lì a poco la relazione in effetti poi è finita. E quindi, ecco, il bello di questo libro è che proprio mostra un ventaglio di situazioni, dalle più assurde, perché c'è anche un episodio in cui il protagonista ha un infarto. Beh, quello è quello, è l'unica storia non vera. Non è vero il finale. Diciamo. Si parla di cani, di inseminazioni artificiali, insomma, ce n'è di ogni. La storia, quella che hai raccontato, è una storia, insomma, che ho visto sia sulla mia pelle, e vabbè, il racconto è di un'amica che me l'ha raccontato, e io ho avuto lo stesso effetto che hai avuto tu, cioè, anche tu, stessa situazione, ed è abbastanza allucinante, cioè, visto che il libro si rivolge alle relazioni, fra virgolette, adulte, cioè io parlo delle esperienze, diciamo, dai 28 anni in su, quindi si dà il caso che si tratti di esseri umani adulti, però si vedono poi queste dinamiche per cui il 38enne, 30, anche forse 33enne, 34enne, che viene trattato dalla mamma o dal papà ancora come se fosse il figlio adolescente che deve essere da un lato accudito, no? Gli viene fatto il letto, gli si fa da mangiare, gli si prepara, non so, gli si spiana la strada anche sul lavoro. A me è capitato come avvocato di ricevere un cliente che aveva 39 anni, con un dottorato di ricerca e un assegno di ricerca da 2 anni, quindi una persona per cui ti aspetti anche una certa consapevolezza intellettuale, che è venuto a chiedermi consulto, accompagnato dalla mamma e dal papà, per una questione legale sua, non che trattava la famiglia, che toccava la famiglia, e ha pagato la mamma la mia consulenza. E questo mi aveva fatto riflettere, adesso poverino, poi lui magari nelle relazioni coppia è una persona totalmente matura, però è un campanello d'allarme. Ecco, io sinceramente, se mia mamma si proponesse di venire ad accompagnarmi anche dal dentista o dall'avvocato, mi suonerebbe un campanello d'allarme, no? E questa cosa l'ho risolta anni fa, ovviamente creando conflitto, no? Perché la mamma... Il contrario, sei tu che l'accompagni. Ma certo, siamo in un'età in cui al massimo accompagni i tuoi genitori, certo, se c'è bisogno, però se te lo chiedono loro, perché sennò giustamente dicono, ma come, mi stai dando del deficiente sostanzialmente, se pensi che io abbia bisogno, no? Quindi anche lì è un po' di empatia per capire quando è il caso e quando non è il caso. Però in quella situazione che io descrivo nel libro era abbastanza indicativo di come non solo i genitori trattavano il figlio, il compagno di questa Loredana, come un ragazzino di 15 anni, di 14 anni, quindi ancora da educare, da un lato da educare, dall'altro da viziare, nonostante avesse 37 anni e fosse un professionista che viveva fuori casa da un po', ma che riservasse lo stesso trattamento alla fidanzata di lui, che si è trovata in casa ospite, e che giustamente non... Un conto è essere ospiti, l'altro conto è doversi sciroppare anche un trattamento che invece lei a casa sua aveva già risolto da magari 10 anni. E il problema a livello del, diciamo, nell'economia del mio libro non è tanto il rapporto genitori-figli. Io non ho fatto un libro sul rapporto genitori-figli, ho fatto un libro sulle relazioni di coppia. Il problema infatti qual è?
è la mancanza di empatia tra Loredana e il suo, non mi ricordo come si chiama, Giacomo, il fatto che lui non capisca il disagio che Loredana prova a sentirsi obbligata a stare a delle regole, a dei meccanismi, a dei modelli relazionali che sono oggettivamente un po' disfunzionali, no? Invece, la colpevolizza. Certo, la colpevolizza perché, classico, no? Tipico da persona che non ha fatto il passo nella radura, ma è rimasto nel suo castello, è difficile ammettere che il mondo fuori dal castello è diverso e che magari è il mondo fuori che è il mondo giusto, il mondo buono, il mondo che ti può dare delle possibilità. Perché? Perché tu comunque sei sempre stato abituato a vivere dentro il tuo castello e quindi le regole le hai fatte tu, beh, grazie. Allora, visto che lei è entrata nel suo castello, la reazione non è ok, usciamo insieme alla radura e cerchiamo di capire cosa che non va. No, tu sei sbagliata perché non riesci ad adeguarti alle regole del mio castello. E questo è un po' tutto il leitmotiv del libro. Tutte le storie che trovate nel capitolo 4 sono storie in cui c'è uno dei due che cerca di tenere nel suo castello l'altro e non capisce il disagio che crea, e quindi invece la soluzione sarebbe invece inversa, ovvero andare entrambi verso la radura. Tra le storie che racconti, qual è quella che ti ha colpito di più? Quella che ti sembra più folle? Ecco, quella più folle. La più folle è quella che non c'è, che è recente, ma non la posso raccontare perché sennò mi querelano. Vabbè, no, ci sarebbe un capitolo 4 bis da aggiungere, che è recentissimo. La storia che più mi... Quella del cane. Sì, quella del cane, ma quella del cane, che in realtà sono due storie simili, cioè quando all'interno di una coppia si comincia a chiudere, tenere fuori l'altro dalle decisioni, dalle proprie decisioni, cioè si comincia a ragionare non più a due ma a uno, e questo è un segnale della relazione che si è o che si è incrinata oppure che in realtà non era mai davvero partita, come probabilmente io spiego in questa storia. Non era mai stata una vera relazione, ma era sempre stata una relazione all'interno del castello, e uno dei due semplicemente non aveva capito che si stava giocando all'interno del castello, che era il castello dell'altra persona, la quale a un certo punto ha deciso di partire per la tangente e prendersi un cane senza dire nulla, nonostante in quel periodo si stesse pensando di prendere una casa insieme tutto. E quindi questa mossa fatta senza coinvolgere l'altra persona, al di là che possa essere più o meno grave, perché uno può dire, vabbè, che sarà mai un cane, mamma mia. Però è il gesto, è il senso del non aver condiviso, del non aver coinvolto il partner in una decisione che avrebbe poi impattato per molti anni sulla coppia, perché un cane non è che, no, un paio di jeans che li metti una stagione o due, poi vabbè, pazienza. È una forma di vita che ti rimane in casa per mediamente 15 anni e che crea tra l'altro anche un legame affettivo con i membri della famiglia. Quindi è fuori di testa non voler condividere una scelta del genere. Vuol dire sostanzialmente dire: io ho deciso così perché qua siamo nel mio castello e se ti sta bene stai a queste regole, se no quella è la porta. E infatti nella storia poi uno dei due prende la porta. Nello stesso paragrafo racconto la storia di uno dei due che in una relazione un po' difficile perché è una relazione a distanza, a un certo punto decide di farsi dare un nuovo incarico lavorativo che lo allontana ancora di più di quel, cioè avevano fatto una fatica immensa per cercare di far funzionare la relazione nonostante la distanza, ma poi magicamente quando si sta creando un po' di equilibrio, uno dei due rompe ancora questo equilibrio, rilancia, solo che rilancia, insomma, il verbo rilancia sembra quasi positivo perché in termini di poker sembra quasi una persona audace che vuole migliorare, in realtà è un provocare, è un buttar lì una mossa volutamente azzardata e provocatoria per mettere alla prova l'altro quando non ce n'era bisogno, perché la relazione stava pian piano funzionando, come tutte le relazioni hanno bisogno di un po' di tempo, un po' di fatica, un po' di dedizione per decollare. Se nel momento in cui la cosa sta decollando tu la rimetti nuovamente alla prova con una mossa di questo tipo unilaterale, non condivisa, come appunto farsi dare un incarico lavorativo che ti fa andare via per due mesi, un mese sì, un mese no, lontano da casa, anche lì magari il partner avrebbe accettato tranquillamente questa cosa. Il problema è il non aver condiviso la scelta, non aver coinvolto il partner in una decisione che indubbiamente impatta sulla coppia.
Ok, quindi a un certo punto la relazione si interrompe perché? Perché è uno dei due che inizia a pensare a uno e non a due. Ok, questo almeno il mio punto di vista, forse sarà un po' radicale, però almeno la condivisione. Parli anche dell'importanza comunque di condividere un codice di valori. Vabbè, sì. La questione dei valori è determinante perché quando la relazione ha l'obiettivo di essere definitiva, si spera, poi cioè, sappiamo benissimo che non si sa mai se è davvero definitiva, però se ha diciamo, questa ambizione, il piano dei valori è il piano che mette di più alla prova la coppia. Se i valori non sono condivisi, è chiaro che prima o poi si crea un cortocircuito per cui tutto il resto, l'attrazione, il sentimento, magari avere anche gli stessi ritmi, gli stessi tempi, però con un set di valori completamente diverso, passano in secondo piano, perché quando ci si mette insieme con un obiettivo a lunga scadenza bisogna appunto avere diciamo, la stessa visione di vita. Quindi i valori in quel senso, cioè le cose che valgono rispetto alle cose che non valgono. No, a me è successo, ad esempio più classico il discorso, io sono uno che non ha la brama del arricchirsi dei soldi o del, ad esempio, vestirsi in un certo modo, o del frequentare ambienti selettivi, e invece se hai a che fare con una persona che invece ha quel tipo di obiettivi nella vita e tu non ce li hai, è un conflitto costante. Come al contrario, se tu invece hai degli obiettivi, ad esempio, di crescita culturale, sei una persona che vuole sempre imparare, crescere, continuare a studiare, invece ti trovi con una persona che preferisce, come dire, un po' sedersi, anche questo è sicuramente motivo di implosione della coppia. Altro esempio, non so, i valori di carattere religioso. Se uno dei due è un ateo convinto e l'altro è praticante, è chiaro che in una relazione a lunga scadenza si crea il problema, si crea il conflitto. Cioè bisogna avere davvero una grande maturità, una grande voglia di stare insieme per cercare di non vedere questa differenza di fondo. Ecco, adesso ho fatto gli esempi, quelli forse più comuni, ma ce ne sarebbero tanti altri. Ma sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa, no? Cioè, ho sentito per adesso solamente Tommaso che ha espresso un suo... No, era lui che ha espresso, non è... Ah, no, allora... Era la Maddi che ha espresso un suo parere, mi sembra di compiacere, di conferma, di... Ok, quindi abbiamo il benestare della Maddi. Qualcun altro che voglia raccontare qualcosa, che vuole fare una domanda? No. Da casa? Allora, quanta gente che sta guardando. Anche gente, vabbè, non posso nominarli per la privacy, però Gigi Germani, ad esempio. Vedo connesso. Che è qua, tra l'altro, abita qua a 50 metri. Sempre per la privacy. Però sempre per la privacy. No, ha abbandonato subito. No, scusami, torno alle cose serie. Però appunto, in realtà, ecco, era salutato. Ciao Gigi. E comunque diciamo che a volte si esce dal proprio castello, tornando alla metafora, con tutta una preconvinzione, cioè ci si fa prima come se ci si facesse dei famosi castelli in aria in cui ti sei creato e ti immagini quello che poi ci sarà fuori, cioè ti sei creato nella mente una piccola radura immaginaria e quindi ti aspetti di trovare il famoso principe azzurro o quello che tu dici Beatrice. Allora, sempre sul discorso della maturità o meno nella gestione delle questioni relazionali, è ovvio che un po' tutti ce l'abbiamo l'aspettativa di trovare quella metà della mela che è stata creata da qualche divinità apposta per noi, no? È un'aspettativa comune, legittima, naturale. Poi ovviamente più cresci con l'età più capisci che appunto è un'aspettativa legata a un ideale, che è giusto che ci sia, perché l'ideale è la benzina che ti dà la marcia per uscire dalla radura.
no? Che ti dà lo sprint per dire, ah, caspita, là c'è l'ideale, allora esco dal castello. Perché se non avessi questa esca, nessuno avrebbe lo spunto e lo slancio di uscire dal castello, perché alla fine nel proprio castello si sta anche bene, è inutile negarlo, no? È chiaro, ce lo siamo costruiti a nostra immagine e su nostra misura, quindi si sta anche comodi. Il fatto che uno voglia uscire dalla radura è perché capisce che nel suo castello probabilmente tutto questo, cioè, diciamo, le relazioni si sono ormai esaurite e quindi ha bisogno di qualcosa che sia davvero il suo ideale e pensa che sia nella radura o quantomeno in un altro castello, quindi comunque devi attraversare un pezzo di radura per arrivare in un altro castello. Può capitare che uno esca con che questa aspettativa sia un po' troppo patinata e non particolarmente matura, è ancora un po' adolescenziale, per cui pensi davvero che nella radura ci sia la Beatrice o il Principe Azzurro, oppure, come scrivo, il mago Merlino che ti dà la pozione, la bacchetta magica che ti risolve il problema, ti fa costruire il tuo castello come lo vuoi tu, con dentro già il Principe Azzurro o la Principessa come lo vuoi tu. Non funziona così. Cioè, nella radura devi accettare che trovi dei tuoi pari, altre persone che sono uscite nella radura e che sono assunte lo stesso rischio, e con i quali devi fare un pezzo di strada. Cioè devi accettare che devi, prima di considerarli il Principe Azzurro o la Principessa o la Beatrice di turno, devi farci un po' di strada. Devi accettare appunto che le persone, come ho scritto, cioè, ci mettono un po' di tempo per manifestarsi. Anzi, nella maggior parte dei casi, quelli che troviamo nella radura magari non si presentano neanche così bene, perché poveracci, a loro volta vengono da esperienze magari un po' provanti, e quindi nella radura li vedi sporchi, sudati, col mantello sulla testa perché è appena piovuto, oppure sono nascosti sotto una grotta, cioè tutte le metafore che utilizzo, per cui non avranno certo l'aspetto da principe o da principessa, però magari camminandoci insieme e cominciando a capire che persone sono davvero, poi dopo avere conferma che siano davvero la principessa o il principe, però ovviamente con un po' più un po' più reali, con una colorazione un po' più reale e meno patinata rispetto a quella che poteva essere invece la tua idealizzazione iniziale. E dopo i vari acciacchi subiti nella radura, rientrato nel proprio castello, cos'è che per l'ennesima volta ti può spingere a uscire e a riaffrontare la radura così pericolosa? E allora, non è detto che uno rientri nel suo castello, cioè, allora, il finale che io auspico con la mia metafora è che i due, facendo un po' di strada insieme, poi trovino un posto ideale per entrambi e costruire un castello da zero, un nuovo castello, quindi la coppia che si diciamo, consolida e diventa nuovo castello, e quindi una famiglia, o quantomeno un rapporto stabile per un po' di tempo. Non è detto che vada sempre a finire così, se appunto che io sia qua a scrivere un libro di questo, perché non mi è andato a finire così, e quindi mi sono trovato a spaccarmi la testa più volte, per questo parlo di complessità delle relazioni di coppia, perché effettivamente è un bel casino, sono un bel casino, sono una cosa complessa e complicata. E quindi i casi sono due: se l'uscita nella radura non porta i frutti che speravi portasse, o torni nel tuo castello, che è solitamente la mossa più frequente, oppure ti rifugi da qualche parte e aspetti i tempi migliori per fare un altro pezzo di strada, adesso non lo so, a seconda della metafora. Se ritorni nel tuo castello, è ovvio che la tentazione di dire, ah, che schifo la radura, sì, ci sono stato ma non ci vivrei, no? Come si usa dire, bello, bello per le vacanze ma non ci vivrei, viene questa tentazione, perché ti sei spaccato una gamba, ti sei fatto una cicatrice in faccia, zoppichi, torni a casa, c'hai la febbre, dici, vabbè, ascolta un attimo, facciamo che adesso sto nel mio bel castello, che qua sono sempre stato tranquillo e comodo e sano fino adesso, non è che cacchio di idea mi è venuta di andare nella radura. Il motore, lo slancio per tornare a fare una radura è sempre lo stesso della prima uscita, che alla fine dentro il tuo castello ti rompi le scatole, nel senso che a furia di creare relazioni con soggetti che entrano nel tuo castello e si, come dire, addomesticano,
perché l'obiettivo del padrone di castello, che non vuole per nulla uscire nella natura e vuole stare nel suo castello, è quello di far entrare persone nel suo castello, addomesticarle, far diventare dei nuovi paggi di corte, no? Questa è un po' la metafora che utilizzo. E col paggio non so chi si diverte ad avere una relazione con un paggio che dice sempre sì, un paggio o una damigella, secondo dei casi, che dice sempre sì solo perché è una posizione di subalterno e quindi deve per forza dire di sì. Chi è che ha pagato da una relazione del genere, oggettivamente? Eppure ce ne sono, li ho visti, cioè di soggetti che, per i quali il mettersi in gioco è talmente faticoso e va a toccare delle corde per loro così delicate, per cui preferiscono non vedere e autoconvincersi che le relazioni più appaganti siano quelle nel castello, per cui va bene, non mi darà un appagamento emotivo completo e tutto, però almeno ho il controllo, ho sotto controllo la situazione. E questo, cioè, a me lascia molto perplesso, sinceramente. La tentazione ce l'ho avuta anch'io, ripeto. Cioè, c'ho avuto una fase di che cavolo me lo fa fare? Alla fine, no, la classica frase è no, non siamo tutti fatti per stare in relazione. C'è anche chi magari sta bene da solo. Ed è anche vero, ok? Però se senti quella vocina che ti richiama nella radura, un motivo ci sarà. Tutto lì. E quindi, secondo me, diciamo, l'input è sempre lo stesso. Il fatto che a furia di stare nel castello, dopo un po' le relazioni si appannano, diventano pallide, diventano un po' poco stimolanti, perché hai a che fare con soggetti che sono sempre all'interno della stessa tua cerchia e per di più hanno un timore riverenziale nei tuoi confronti perché tu sei padrone del castello. E quindi che relazione, come fai a crescere in una relazione del genere? Come fai ad avere stimoli? E quindi invece nella radura puoi trovare qualcuno che ti porti a fare appunto il castello più bello e più grande per due. E adesso hai una certa consapevolezza in più rispetto al passato, ma ti è mai capitato di addomesticare qualcuno e di rendertene poi conto soltanto molto dopo? Sì, ma io ho fatto mea culpa più volte, nel senso che ero ai tempi anch'io uno da castello e che si illudeva che la relazione più appagante fosse proprio quella in cui l'altra persona si addomesticava al meglio, cioè la persona più, diciamo, la Beatrice non era la Beatrice, quella dantesca che ti eleva, ma era quella che si abbassava, lei, a te. Quindi entrava nel tuo castello, si adeguava alle tue regole e diventava appunto la tua damigella all'interno del castello, ma sempre appunto una subalterna. Questa illusione qua c'è, probabilmente ci siamo passati tutti, chi magari poi ha superato questa cosa in età abbastanza giovane, chi magari ci ha messo un po' più di tempo, però appunto quando arriva l'età in cui cominci a fare un po' di progetti un po' più seri, un po' più duraturi e un po', diciamo, in ottica di costruzione di qualcosa, non lascia tanto scampo, nel senso la relazione basata su questa aspettativa, secondo me, e credo che la statistica me lo confermi, non porta da nessuna parte. Perché non può essere solo un unico corteggiamento. Cioè ci sono persone che, questo l'ho visto molto dal punto di vista femminile, per cui appunto, cioè, la relazione funziona solo perché la relazione che funziona è quella in cui uno dei due continua a corteggiare, no? Poi lo zerbino. Ma lo zerbino quantomeno, o comunque uno che si presta a incensarti e a intrattenerti, ma il tuo partner non deve essere quello, il partner deve essere una persona con cui fai delle cose insieme, con cui costruisci insieme delle cose, non è una persona che si presta alle tue lune, ai tuoi desideri e basta. Ci può essere questa fase all'inizio, che deve essere corteggiamento, ma infatti è la fase iniziale e che hanno tutte le specie animali, se vedete, no? Basta guardare un documentario qualunque, dai molluschi ai mammiferi più evoluti, c'è una fase in cui uno dei due cerca di aggraziarsi il potenziale partner, però non può essere eterno, perché sennò appunto è una relazione da castello, dove uno di lavoro fa il paggio, allora tutti i giorni, oh ma signore, ma che bello, ma come non è quella roba lì, dove ci porta quella roba lì? Eppure ci sono persone, questo l'ho notato, che hanno questa illusione che la vera relazione, cioè che la relazione più appagante sia proprio quella in cui uno dei due si fa carico di fare questo lavoro. E secondo me non hanno molto, molto futuro,
delle relazioni basate su questo presupposto. Tutto lì. Fate sì con la testa, ma dite qualcosa, non fate solo sì con la testa. No, invece volevo fare un intervento. Sì, prego. Vuoi farlo al microfono così no, magari... No, niente, intanto spero che mi sentano tutti. Ma in streaming no. Vabbè, allora la riporti. Invece riguardo a sola radura, cioè gente che ama stare solo nella radura, anche se è un ambiente ospitale. Bravi, tanto di cappello. Ma in realtà noi nasciamo dal castello della nostra famiglia di origine, cioè, quindi comunque non è... Cioè, proprio a meno che sei Tarzan, però beati loro, nel senso io ammetto di essere passato da una fase di... Ma, come dire, perché prima cerchi di costruire il tuo castello e vedere che sei riuscito a creare un qualcosa, un te stesso che è anche per te stesso appagante, e quindi questo lo dico nel libro, cioè probabilmente adesso stiamo ritardando le relazioni proprio per quello, perché la gente inizia ad avere una realizzazione professionale e personale sempre più in là negli anni, e quindi anche nelle relazioni si mette in gioco più tardi. Solo che purtroppo poi la biologia ha i suoi tempi, nel senso che più tardi, ancora un po' che andiamo avanti, arriveremo a 45-50 anni ad essere realizzati, è difficile fare i figli dopo una certa età, proprio perché c'è un limite biologico. E quindi quello è un problema. Adesso siamo proprio lì sul limite, di persone che sono nate radura, che già a 17 anni avevano questo approccio così sperimentale e maturo alle relazioni, perché non bisogna confondere la radura con l'incoscienza, cioè non è che andare in giro a provarci a cacchio così è radura, quello è giocare, allora non vale. Di persone che davvero si sono messe in gioco in un'ottica appunto di fare un percorso da radura, come io scrivo nel libro, non ne ho conosciute tante. Ecco. Se tu vuoi fare qualche esempio, anche con nomi presenti, saranno sicuramente contenti. No, io non mi viene in mente nessuno, ecco. E sicuramente non io, ecco. Non è che con questo libro io, e lo scrivo nella prefazione, mi voglio fare fico. Cioè, io sono quello della radura. No, io sono uno che ne ha prese tante sui denti, forse più di tanti altri, e quindi mi sono messo a scrivere questo libro anche per, come dire, dare un senso e sfogare un po' una serie di frustrazioni, che però si risolvono spiegando che le relazioni sono di fatto una cosa complessa. Io diffido molto, ecco, questo possiamo dire, che diffido molto da quelli che partono con l'atteggiamento ma le relazioni sono semplici. No, la relazione no, deve essere semplice. Se non è semplice vuol dire che c'è qualcosa che non va. No, a me mi sembra una boiata. La relazione è complessa, se vuoi degli obiettivi alti. Se la relazione viene tutto semplice, o sei stato davvero baciato da Dio, c'è stato questo incrocio di persone, questo incontro magico per cui stesso set di valori, stessi tempi, stessi ritmi, stessi obiettivi. Che culo, bravi, beati voi. Però io sinceramente non è che ne ho visti così tanti. Tutti gli altri si sono sputato sangue, hanno dovuto farsi andare bene cose che non andavano bene, aspettare, accettare aspetti dell'altra persona, i tempi diversi, tutte queste cose qua. O no? Prego, Chiara. Dove dico così? Non ho letto il libro, per cui non so esattamente come descrivi. Però tutte queste relazioni avranno avuto qualcosa di positivo? Ma sì, no, ovviamente. Allora... Almeno ti hanno fatto arrivare a consapevolezza. Sì, allora, il fatto che delle relazioni negative poi comunque portano, c'è sempre qualcosa di buono, vabbè, questa è una teoria che la psicologia ovviamente propugna da anni. Poi io rispondo sempre con quel famoso proverbio che dice, no, è vero che tutto ciò che non ti uccide ti rafforza, però adesso mi sono rafforzato abbastanza, da qua in poi mi rompe un po' il cazzo. No, c'è un po' sta cosa, cioè arriva un punto in cui va bene, ok, mi sono quello, le difficoltà che ho affrontato nella vita mi hanno formato, quindi capisco che il scontrarsi con situazioni complesse mi abbiano portato a maggiore consapevolezza, all'affrontare la complessità e quindi avere degli strumenti per il futuro, però fino a un certo punto, dopodiché cominci anche a stufarti. E poi c'è un paragrafo, e poi se leggerai il libro lo vedrai, in cui parlo dell'esperienza che
segno. Com'è che se che non è la maturità che l'esperienza non insegna ma segna. Cioè, secondo me, poi questo posso capire che non siate tutti d'accordo, secondo me nel campo delle relazioni, cioè, il campo delle relazioni è uno di quei campi in cui non impari mai. Cioè, aumenta la tua consapevolezza dei problemi, ma non, quella consapevolezza non è sufficiente per risolverli. Mentre sul lavoro, in altri campi, impari. Non so, la mamma che ha avuto il primo figlio, quando arriva al quarto, certe robe ormai le sa fare meglio, o comunque le vive con una maggior tranquillità, serenità, degli automatismi che si innescano. Con le relazioni questa cosa qua non funziona, per il semplice fatto che la persona è sempre diversa. I tempi sono diversi, le situazioni sono diverse. Tu sei diverso. Tu sei diverso, perché a seconda di come ti sei messo in relazione con questa nuova persona sei diverso, e quindi tutto il bagaglio di competenze e conoscenze, che sono due parole che funzionano molto bene sui curriculum e i colloqui di lavoro, ma quando esci con una che ti piace davvero e che ti mette in difficoltà dal punto di vista emotivo, e competenze e conoscenze, te ne fai poco. Almeno per come sono io. Eh sì, c'è la parte sull'intelligenza emotiva, certo, le cito queste cose qua, però secondo me non è mai, almeno a me, arrivato alla soglia appunto dei 39 anni quando ho scritto questo libro, non mi basta. Cioè, non è sufficiente per sentirmi, adesso sono preparato. No, perché so che se mi trovo in un'altra situazione con una persona che mi tocca da un punto di vista emotivo e mi mette in difficoltà, sono al punto di prima. Mentre sul lavoro, non lo so, sul lavoro probabilmente a un certo punto certe cose impari a fartele scorrere, a non darci peso, cioè, insomma, te la pigli lo stesso, no? Se succede qualcosa di sgradevole, ti licenziano, vieni demansionato, non so, situazioni, per fare degli esempi del mondo del lavoro. Però sulle relazioni, secondo me, essendo legate all'aspetto emotivo, diventa più difficile applicare il set di competenze e conoscenze con un atteggiamento razionale. Perché siamo su un piano che è quello emotivo, no? Tu lo sai meglio di me. Sono due piani che non sempre si parlano. Devi essere uno che ha fatto chissà che lavoro su se stesso per riuscire a far parlare sempre in modo lineare, costante, il piano emotivo e il piano razionale. Se no, ma purtroppo le relazioni invece quando si incagliano è perché è il piano emotivo che ha creato casino. Almeno a me, ecco, ripeto, non è mai successo. Poi tu magari da clinica hai un approccio diverso, però no, è vero che ogni persona è diversa, quindi non puoi applicare quello che poi ho avuto esperienza prima e metterlo così, ma l'abilità è proprio riuscire ad adattarsi. Sì, sì, allora, un maggior spirito adattamento, quello sicuramente lo sviluppi. Poi la competenza non ti garantisce il risultato. Esatto. La competenza non ti garantisce il risultato. Questo è il commento più, è il riassunto ideale di quello che ho cercato di dire in un po' più di parole. Altri commenti anche da casa, su, non fate solamente ciao con la manina, fate il commento, su. No, se vuoi. Se tu dovessi scrivere adesso un altro capitolo, una parte seconda di questo libro, cosa aggiungeresti? Allora, premesso che ho dato già a disposizione ai miei parenti di abbattermi prima che io mi mettessi a scrivere un libro di quella, anche a voi lo do pubblicamente, cioè, se l'anno prossimo scrivo un altro libro sulle relazioni di coppia, vuol dire che c'è un problema, e quindi quindi abbattetemi prima, che tu sei una di quelle che l'ha saputo prima, potevi fermarmi. Non l'ho fatto. Lei è stata, nel senso, quando ha detto che l'ha letto prima, perché e questo è stato uno dei pochi, lì avete visto che ho tutti i miei, le mie opere, diciamo, di matrice più legale, saggistico-legale, sul diritto d'autore. Su quelli quasi mai chiedo una lettura a qualcuno per avere un parere in corso d'opera. Con questo invece ho fatto leggere un sacco di persone prima, ma non quando era finito, anche proprio singoli capitoli, singoli paragrafi, perché effettivamente mi metteva un po' più, mi disorientava un po' di più un libro come questo. E quindi non sapevo se potevo una cosa dirla in un certo modo, se era il caso di spiegarla meglio, se era il caso di tralasciarla. Mi erano venuti un sacco di dubbi. Se dovesse scriverne un altro, non lo so,
perché le riflessioni, diciamo, i primi tre capitoli non sarebbero tanto diversi fra un anno, perché cioè, questi sono i primi tre capitoli, cioè la parte più di saggio, sono frutto di 10 anni di riflessioni, di cose che mi sono scritto io, di appunti che poi lasci lì. Può allungarsi sicuramente il capitolo 4, cioè le storie, anche qua se facciamo un sondaggio, viene fuori un altro capitolo in una sera, no? Uno dice, ah, ma sai che quando hai detto quella cosa mi ha ricordato un episodio, via, e viene fuori un altro paragrafo. Io stesso, come ho detto prima, e non posso dirlo, perché dopo... però ho saputo cose di recente che tirerebbero fuori solamente questo evento, almeno 2 o 3 pagine nuove di questo libro. Quindi dal punto di vista narrativo ci sarebbe sempre da dire, però questo non voleva essere un libro di narrazione, non è assolutamente un libro di narrativa, io non sono bravo a raccontare cose, ma racconto storie per confermare delle teorie, quindi il mio è sempre comunque un approccio più saggistico. Quindi credo che non c'è... Ha senso, un Cronaca della Radura 2 ha senso fra 10-15 anni, cioè quando anche io come autore sarò una persona diversa, avrò fatto delle esperienze diverse, vedrò le relazioni con un altro punto di vista, che è il punto di vista di una persona magari di 55-60 anni, è chiaro che è diverso rispetto al punto di vista di un 38enne-39enne. Cioè io parlo delle relazioni adulte, ma diciamo al primo step, cioè il primo tentativo di relazioni, le difficoltà nel creare la prima vera relazione che deve essere duratura. Poi sappiamo che ci sono le separazioni, i divorzi, i lutti, quindi se scrivesse mia mamma un libro di questo tipo che ha più di 60 anni, avrebbe sicuramente direbbe che alcune cose mie magari sono un po' ancora ingenue, e ci sarebbe della disillusione su altri piani o magari su altre cose, e aggiungerebbe degli aspetti che io non avrei mai immaginato, ecco. Quindi non lo so, ecco, non vedo un Cronaca della Radura 2 l'anno prossimo, e se c'è, appunto, allora abbiamo un problema. Lorenzo non è il posto, lo dico, che quando ha letto il libro non sei l'unica, ha detto, ma hai fatto venire l'angoscia. Ottiene due effetti questo libro solitamente. Uno è quello che hai detto tu, ah cacchio, mi hai fatto rivedere delle scene, delle cose che avevo già pensato. L'altra reazione è, oh ma sai che sto libro mi ha fatto venire l'angoscia, mi sono a un certo punto fermato perché mi hai toccato, mi hai fatto partire delle riflessioni che non avevo mai fatto. E questo anche l'altra persona che è connessa, live, mi ha fatto questo commento. Non so se vuoi dire qualcosa. No, io una cosa che adesso mi veniva in mente, che non ricordo se nel tuo libro ne hai parlato, no, il fatto che anche nelle relazioni a certe persone succedono sempre le stesse dinamiche, sì, con persone diverse in realtà, però che ti fanno pensare che in realtà tu scegli sempre lo stesso tipo di persona, anche se apparentemente è il castello, diverse. È esattamente la mia metafora, cioè se ti succedono sempre le stesse cose, anche con persone diverse, è perché tu sei rimasto nel castello e continui a far entrare gente in questo castello, ma le regole sono le stesse, l'ambiente è lo stesso, tu sei rimasto lo stesso perché non hai fatto un passo di lavoro su te stesso per cambiare, per evolverti, e quindi è ovvio che più o meno la scena che rivedi è la stessa. Cioè tu fai arrivare un tizio, lo inviti nel castello, o una tizia, ah che bello, adesso sei la nuova regina di questo castello, però magicamente dopo un po' di mesi diventa un'altra damigella o un altro paggio del castello. Perché? Perché è ovvio, perché non è il loro castello. E quindi si stanno a un certo punto adattando, adeguando alle nuove regole che sei tu ad imporre. Finché non sei tu ad uscire e fare della strada insieme con loro, la scena sarà sempre la stessa. Quindi questi qua, poi diventati dei paggi, ti hanno annoiato, cambi, fai entrare un altro nel castello, ma la scena sarà la stessa, perché dopo un po' diventerà un altro paggio o un'altra damigella che fa parte della corte. Tra l'altro, prima abbiamo parlato di corteggiamento, fate il caso che corteggiamento come radice etimologica ha la corte. Cioè il corteggiamento è l'attività che si fa per avere i benefici di un signore, anche di una persona importante, per entrare a corte. Chi, come dici tu, è nel castello e ha tirato queste dinamiche, di solito si vive
vede a volte come vittima. Sì, sì, ci sono stato io, guarda, io cioè, ci sono stato benissimo in questa... È possibile che mi va a finire male o che incontri sì. una persona sbagliata. È possibile che tutti i matti arrivano a me o tutte le matte arrivano a me. Sì, perché probabilmente il tuo castello è fatto, è addobbato in modo tale che i matti vengono più facilmente. Prova a uscire nella radura. Se tu esci nella radura e non è più... il costrutto del castello che funge da esca per attirare gente, e quindi sei sullo stesso piano degli altri, ti sei messo in gioco, allora arriveranno dei tuoi pari che avranno sicuramente dei problemi anche loro, no? Avranno, perché se sono usciti dal castello vuol dire che a loro volta hanno preso le loro belle legnate sui denti e a un certo punto hanno deciso di uscire, quindi avranno anche loro, cioè parliamo di relazioni adulte, non di verginelli, no? Cioè, parliamo di relazioni dai 30 in su, è ovvio che non parliamo del ragazzino che è alle prime esperienze, parliamo di persone che già qualche esperimento l'hanno fatto e magari hanno preso le loro legnate. Però sì, quel meccanismo lì del possibile che capitino tutte a me è indicativo che c'è qualcosa che non va statisticamente, cioè non sono gli altri, no, non possono essere 10 persone sempre uguali, vuol dire che sei tu che sei o attratto, e anzi quasi sempre bionivoca la cosa, sei sia attratto e attrai persone di quel tipo lì. Poi, ripeto, qua ci sono degli psicologi, non ho la competenza per dire queste cose, no? L'effetto specchio, il fatto che sono delle dinamiche tipiche della psicologia, che però scardini solo cercando di lavorare su te stesso, non continuando a far entrare gente, e per la legge dei grandi numeri, sai, ne faccio entrare 10, prima o poi l'undicesimo sarà buono, no? Perché comunque sarà anche lui, questo undicesimo, questa undicesima, portata a stare alle tue regole, ad adeguarsi al tuo castello, e quindi alla fine, a un certo punto, l'energia della coppia si esaurirà e uno dei due vorrà uno lasciare il castello o l'altro far entrare il nuovo cavaliere che viene a espugnare il castello. Altro? Vedo che già sono girati i bicchieri di vino, quindi insomma... Insomma, siete già andati avanti con l'aperitivo, mi fa piacere. Tu hai ancora qualcosa da dire? Se no, possiamo anche... Dicevi che non si è mai abbastanza pronti e, come si suol dire, imparati. Ma dopo questa tua riflessione, questo studio che hai fatto per riuscire a scrivere di argomenti che comunque sono al di fuori della tua materia, ahi, ti sei documentato molto. Pensi di essere riuscito a fare anche un lavoro su te stesso? No, sì, certo, sì. No, cioè, le cose che ho scritto sono frutto di letture e di autoanalisi, no? Cioè di un lavoro fatto da anni, nel senso, a un certo punto, ripeto, io mi sono trovato esattamente nella situazione che diceva prima Lorenza, no? Cioè, cominciava a dire, ma è possibile che tutte a me? Allora ha cominciato a dire, ma allora aspetta un attimo. Vediamo se non è proprio qua il problema. E non l'ho risolto del tutto, ho fatto un qualche passo avanti. E anche il libro. No, ne vedo indubbiamente i frutti, adesso ne sto vedendo indubbiamente i frutti, però, ripeto, non risolutivo a livello da poter dire, adesso io sono il modello da seguire, no, io nel libro, nella prefazione lo scrivo chiaramente, nella presentazione non do risposte, io cerco di mettere a fuoco i problemi, e secondo me è già un passo avanti, anche nel mondo della ricerca, a volte leggi degli articoli scientifici che non hanno risolto il problema, però già il fatto di averlo scomposto correttamente danno uno strumento ai ricercatori successivi per fare quel passo in più che servirà. Ognuno fa il suo pezzo. Io ho cercato di mettere a fuoco il tema della complessità delle relazioni di coppia sulla base appunto della mia esperienza, delle esperienze delle persone che hanno gentilmente condiviso le loro storie e anche delle letture che tra l'altro appunto trovate in bibliografia. Cioè, uno può magari trovare poco brillante il mio libro perché magari non lo ritiene all'altezza, non essendo io uno della materia, però sicuramente troverà utile la bibliografia in cui io rimando ai vari, cioè io ho citato tante parti nel libro di autori importanti e i libri che trovate lì io consiglio di leggerli tutti, cioè la bibliografia sono una ventina di titoli, non dico che sono titoli che tutti dovrebbero avere nelle proprie case, però sicuramente
sono gli spunti interessanti per appunto fare questo lavoro di autoanalisi, di auto o di riflessione, anche semplicemente di approfondimento intellettuale. Cioè, ci sono persone che magari questo tema non lo percepiscono perché l'hanno già risolto, nel senso, si sentono da quel punto di vista lì felicemente solidi, arrivati e quindi beati loro. Però magari dal punto di vista dell'approfondimento intellettuale potrebbe essere utile leggere, oltre appunto al mio Cronaca della Radura, anche i libri in esso citati. Però direi che, se non ci sono altre annotazioni, vi invito, ovviamente qua ci sono le copie di... Ah, prego, prego, Stefano. Dica. Sì, allora, ripeto la domanda sia per farla sentire a casa e anche per capire se ho capito bene la domanda. Cioè, tu dici che non sempre si entra nella radura dopo aver finito di costruire il proprio castello. È vero, può essere. Io parto a questo, nel libro parto a questo presupposto. Sì, sembra più facile. Ma in realtà, allora, è difficile che... Allora, tu comunque, noi veniamo dal castello della nostra famiglia. Cioè, le fasi, per come le ho immaginate io nella mia metafora, è prima il castello della tua famiglia, quindi non è ancora tuo, poi il tuo castello, cioè la costruzione di un tuo, della tua personalità che è autonoma dalla famiglia di provenienza e comincia a essere indipendente anche dal punto di vista intellettuale ed emotivo. In quel momento, secondo il mio punto di vista che ho descritto nel libro, senti l'esigenza di fare poi il passo successivo. Il passo successivo non lo puoi fare all'interno del tuo castello, ma devi uscire nella radura. Tu mi stai dicendo, forse si può saltare un passaggio. E lo dici perché ovviamente sei in un'età in cui sei più giovane rispetto alle storie che racconto nel libro. Però potrebbe essere molto d'aiuto per ragazze o ragazzi, in verità. Nel senso che tu hai dei consigli molto utili, parli proprio da persona che ha diverse esperienze, ci di diversi libri, e comunque potrebbe essere proprio una guida per i giovani, secondo me. Mi fa piacere che tu lo dica, non so, con i ventenni che vedo in giro, non so quanto questo libro possa arrivare a toccare le loro corde, però sì, lo auspico, ecco. Ma se non il mio, almeno uno degli altri, cioè i libri che io cito, diciamo, non so, Galimberti, cioè, ci sono dei libri di nomi importanti, no? Tu ne avevi regalato uno, quello... Non sono ancora riuscito, ragazzi, cioè, sono... pieno di... Da quando ho fatto sto libro, la gente inizia a regalarmi libri sulle relazioni e adesso sto... Ah, bello. Capito? Prima mi regalavano libri sulla privacy, sul copyright, queste cose, adesso... Solo che mi si stanno accumulando. Comunque il tuo era quello Alla ricerca delle coccole perdute. Bravo, bravo. E qui cioè, sono libri che sicuramente stimolano questa riflessione. Ma c'è Galimberti, c'è... Alberoni, che sono, vabbè, i nostri... A me quello che mi è piaciuto... Era Michele Giannantonio, Paura di sentire, bellissimo. Cioè, come le alcune persone hanno paura dei sentimenti, paura delle emozioni, e quindi mettono in atto dei meccanismi di difesa inconsapevoli, inconsci, per non sentire. E questo ovviamente ha delle ripercussioni devastanti sulle relazioni, perché loro non si rendono conto dei danni che fanno ai soggetti che hanno attorno. E quindi, ripeto, cioè, quelli sono tutti libri che un ventenne leggendoli potrebbe sicuramente apprezzare e utilizzare per fare un passo avanti. È che, conoscendo il ventenne, perché sono stato ventenne anch'io, non hai lo stimolo per leggere questi tipi di argomenti. È una cosa che forse sono argomenti che vanno a toccarti forse in un'età un po' più avanzata. Lo dimostra anche l'età media della platea che c'è qua, no? Nel senso, se volevano venire ventenni al circo al Caffè delle Arti qua, potevano venire, sono venuti più i 35 anni in media.
Però sì, me lo auguro, vediamo. Altro? Basta. Direi che siamo arrivati all'ora dell'aperitivo e dell'acquisto del libro, ovviamente. Anche quelli che l'hanno già avuto in omaggio così, lo compreranno ancora sicuramente, doppia coppia. Io sono simpaticamente colpito da vederti come guida per il ventenne. No, infatti non mi ci vedo per nulla, però raccolgo lo spunto sicuramente. Perché, va bene, perché lei è giovine. Prego, scusami. Ah, non t'avevo visto. Allora, una domanda. Quando devi bloccare automaticamente la persona che comunque ti fa soffrire, non è un po' come tapparsi le orecchie e non voler assolutamente sì, sì. Dire che devi tornare con il mio, ritornare nel castello, cioè allora sì, sì, indubbiamente. Allora, l'esempio che io faccio nel paragrafo che parla delle relazioni sui social media è proprio quello, che i social media da un lato ti danno l'illusione di essere una grande radura, perché tramite i social media noi ci avviciniamo a persone che stanno magari dall'altra parte del pianeta e intratteniamo delle chat, di 2 ore di chat tutte le sere con persone che stanno dall'altra parte, e quindi c'è l'illusione di essere vicini, anche se geograficamente siamo molto lontani. Però dall'altro lato c'è il famoso tastino blocca, per cui appena il gioco sfugge dai tuoi parametri, esce dai tuoi parametri, fai presto a far fuori la persona, diciamo, bloccandola, e tu dici giustamente tappandoti le orecchie. Però chi blocca non si pone il problema, sì, mi tappo le orecchie, ma per non sentire una cosa che mi era sgradevole, e quindi bene così, no? Però è la fine della radura lì. Sì, sì, no, non c'era neanche. Quello che voglio dire è che non c'era neanche entrato in realtà nella rasura, perché è una relazione che è nata solamente sui social. Innanzitutto c'è il primo problema grosso sui social, che non sai benissimo con chi hai a che fare, perché sui social la gente mostra solo quello che vuole far vedere, non tutto di sé. Nella radura vera non succede. Nella radura tu incroci la gente per strada e vedi tutto, senti anche il suo odore. Uno che è nella radura da 4 giorni, no, nella metafora, che non si lava, che ha cacciato il prede con la lancia, senti anche il suo odore. E invece attraverso Facebook e Instagram vedi solo quello che il meglio di quella persona che lei ha selezionato, le foto migliori, i contenuti migliori, solo i posti più fighi in cui è stata, e quindi ovviamente non hai la percezione di quella che sia davvero quella persona. Quindi questo è già un grosso problema, ma facciamo finta che la gente invece sia onesta e sui social metta il vero se stesso. Anche con il vero se stesso c'è sempre quella tentazione di poter controllare, cioè la sensazione di poter controllare la relazione attraverso il tasto blocca. Cioè, quando il tuo corteggiamento non è più corteggiamento e non mi va bene più, io ti blocco. Ok? Ma quello è. Se tu sei il padrone del castello e lui è il tuo paggio, a un certo punto comincia a non fare più il paggio perché comincia a dirti, a criticarti, a farti notare le cose. No. Il paggio viene licenziato oppure viene mandato nelle segrete del castello per 2 giorni in punizione, così ci penserà un'altra volta a criticare il padrone del castello. Invece il partner vero è quello che quando fai una cazzata ti dice guarda che non funziona così. Quello, anche l'amico vero nelle relazioni vale, il concetto vale anche nelle relazioni di amicizia. Il libro parla delle relazioni di coppia, quindi faccio esempio sulla coppia. E invece sui social c'è sempre un po' questa sensazione di controllo, perché appunto nel momento in cui il gioco ti sfugge di mano, blocco, oppure mi chiudo il profilo, no? Addirittura Tinder c'ha il tastino destra-sinistra, cioè io ci ho provato un po' a giocare con Tinder, ma non ce l'ho fatta. È troppo, davvero troppo freddo per me, non so, il fatto che tutto si gioca sul piace, non piace, destra, sinistra, e poi di aspettare che l'altro faccia un passo, non lo so, è un gioco che non è troppo, forse sono invecchiato seriamente con queste cose. Già Instagram non mi crea tutto sto, non mi sento così a mio agio, quindi figuriamoci. Non so, ho risposto a quello che... Sì, ok. Bene, mi sembra che è ora di mangiare. Ok. Grazie a voi davvero. Grazie. Grazie anche a casa, vedo che non fanno domande, quindi direi che possiamo chiudere. Qua adesso ci mettiamo a mangiare la raspadura, la famosa cronaca della raspadura. Grazie.